Salve ragazzi, questa sera, 9 dicembre, anche a Trento è stato fatto un presidio di protesta contro il governo che abbiamo oggi. È possibile che, intanto voglio dirvi che il presidio è andato bene, è stato fatto a Trento Nord, tanti ragazzi giovani, poi sono arrivate anche altre persone, è stato fatto rallentare il traffico perché tutti volevano il volantino che abbiamo distribuito. Io ho già visto le notizie anche dei telegiornali, io penso che Rai 3 è stata una notizia piuttosto limitata, vergognosa, perché voleva dare un'influenza di destra ad un presidio, ad una lamentela di questa manifestazione, dando un'etichetta politica. Non ha nessuna etichetta politica perché era gente tranquilla. C'erano anche dei ragazzi giovani, possono avere tutte le idee politiche che vogliono, però c'era chi voleva. L'importante è che anche a Trento Nord è stato fatto come in tutta Italia. I giornali fino a ieri o anche l'altro ieri non si sono mai interessati di questo motivo, oggi probabilmente staranno parlando, perché purtroppo in qualche città come a Torino sono successi degli scontri, ci sono stati blocchi molto più numerosi, in Puglia c'erano 70.000 persone, c'erano i forconi della Sicilia, c'era la Life Veneto, perché le sigle che hanno partecipato a questa protesta, nessun giornale le ha scritte, allora ve le leggo io, perché io ho il volantino originale. Questo volantino ce l'ha portato un camionista di Verona, perché anche Verona era tutta bloccata, come era bloccata la Liguria, come erano bloccate tante città, perché veramente ci sono state tante persone che hanno manifestato. L'informazione di Rai 3 si è dimenticata di dire che a questa manifestazione c'è la LIFE Veneto, Liberi Imprenditori Federalisti Europei, un'associazione autonomista di trasportatori, l'Azione Rurale Veneto, la COSPA, Cobas Latte, il Movimento Autonomo Autotrasportatori e il CRA. Allora, ci sono tante sigle che magari non appartengono ai sindacati principali. I sindacati principali si sono astenuti, anche le associazioni di categoria, forse perché è stata improvvisata un po' all'ultimo momento. Il resto d'Italia era più tempo che lavoravano, c'erano i forconi della Sicilia, quelli famosi. Non vi dico quante email che ci ricordavano che questo governo ha fatto una leggina subito particolare per evitare che la gente comune possa lamentarsi. Allora, il blocco del traffico, hanno fatto una legge, ci sono arrivate per 2 giorni tutte le email, avevamo tutto su internet, che se tu blocchi il traffico è previsto l'arresto da 1 anno a 5 anni, è previsto il sequestro del mezzo. Allora, che strano, in un minuto il governo fa una leggina perché è per evitare che il popolo possa ribellarsi, che deve star zitto. Loro, in questo momento, la Consulta ha dichiarato che è illegittima la legge elettorale, l'ultima. Pertanto il Parlamento in questo momento non è legittimato. Il Presidente della Repubblica è stato eletto da un Parlamento che non è legittimato, secondo la Consulta. Ma subito la dichiarazione del Presidente della Repubblica, no, tutto a posto. Signori, voi popolo bue, non trasgredite le leggi perché vi mettiamo subito le manette e vi mettiamo via. Lamentati, ti faccio la leggina così non puoi andare con il camion a intralciare il traffico. Guardate che oggi i ragazzi hanno distribuito a Trento Nord una montagna di volantini, ma l'80% delle macchine volevano il volantino, i camion volevano il volantino. Tanti camion rallentavano volutamente, perché c'è stato un momento anche critico, perché era un po' paralizzato, era bloccato a Trento Nord. Hanno dato a questi ragazzi la possibilità di mettere il gazebo fuori dall'autostrada, lontani, nascondiamoli, però era una strada di traffico purtroppo, allora si è un po' rallentato. Le forze dell'ordine hanno fatto il loro lavoro, che secondo me la pensano come noi, o la pensa come il cittadino normale che ha capito che chi rispetta le leggi è l'ammona. E chi invece trasgredisce o fa il delinquente, quello è sempre fuori. Delinquenti di tutte le categorie, di tutte le razze. Non è che io voglio lasciar fuori qualcuno. Io devo ringraziare quei ragazzi che ho visto oggi in quei gazebo. Purtroppo io fisicamente ho dei problemi di cuore e non è che posso stare molto al freddo. Però sono stato lì anch'io le mie 3-4 ore, perché era giusto che fosse presente anche qualcuno che la pensa come i giovani pensano quello che dovrebbero pensare gli anziani. Cioè, questo declino della nazione italiana
fa parte della nostra generazione. Noi dovremmo essere presenti. Adesso vedremo stasera i telegiornali se hanno il coraggio di dire qualcosa di quello che è successo, senza dare etichette politiche, perché ho visto che avevano anche la bandiera italiana, ma chi se ne frega? Io ho la passione di questa bandiera, che è la bandiera del Tirolo, ma siamo in una nazione che ha la bandiera italiana, e questa nazione che sta deprimendo la loro popolazione, tartassandola a fuor di testa, in un modo pazzesco. Le aziende non ce la fanno più, i trasportatori è una parte aziende, ma anche gli artigiani, i commercianti, andiamo a lavorare perché siamo diventati delle macchine e basta, perché ormai non sappiamo fare altro. Allora ci possono togliere tutto, è ora però, ragazzi, di svegliarsi. E bravissimi giovani a Trento Nord oggi, siete veramente lodevoli, un freddo cane perché era sotto zero, eppure li ho visti lì tranquillamente che facevano in modo tranquillo la distribuzione dei volantini. Avranno rallentato un po' il traffico? Va bene. RTTR invece ha fatto un servizio corretto, perché mi sono guardato anche quel telegiornale, e vedremo stasera cosa diranno in televisione. Salve ragazzi, e speriamo di trovare una via d'uscita da questa melma che ci ha portato l'Italia. L'Italia ci sta portando veramente a fondo. Aiuto, aiuto, svegliamoci. È ora di ascoltare e di andare nelle manifestazioni anche che vengono organizzate. Salve.